ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare questo video tanto richiesto, lo volevo fare da tanto tempo, ma cercavo sempre, perché dovete sapere che io se non ho una preparazione accademica su qualcosa, se so per esempio il 99,99 periodico di una cosa e non so il 100%, non mi esprimo. Però ho tenuto fede a una cosa che diceva sempre la mia professoressa di anatomia all'università. E quando le chiesi la differenza fra un'intuizione e un pensiero che sgorga dalla mente, e lei mi disse: l'intuizione è qualcosa che perdura nel tempo, te ne accorgi da lì se è un'idea divina. Invece il pensiero se ne va. Quindi avevo questa intuizione che è scorgata dentro di me, che mi ha fatto fare proprio un salto, mi ha permesso di giocare, impraticarmi ancora di più nel gioco con i segni, i numeri, quindi nell'arte del vivere, che l'ho iniziata proprio a praticare. Quindi senza averla letta mai da nessuna parte, proprio perché è la maestria che riscopriamo in noi che ci detta la nostra legge. E quindi questa intuizione è perdurata nel tempo, ha avuto degli effetti straordinari su di me, su tutte le persone che mi circondavano in quel momento. Quando ebbi questa intuizione, soprattutto la mia migliore amica, dissi: senti, mi è arrivata questa cosa. E lei: grazie per avermi dato un altro problema da risolvere. Ci facevamo delle risate assurde perché già lavoravamo sulla legge spirituale, segni, sincronicità, e quindi questa fu proprio un'ulteriore ciliegina sulla torta per non addormentarci mai, per renderci sempre deste, diciamo. E quindi oggi voglio parlarvi proprio di questo mio metodo, che è stata la mia legge, e di approccio di interpretazione dei numeri progressivi e dei numeri regressivi. Quando li vedete sulle targhe delle macchine, perché da lì mi uscì l'intuizione, ok? Ok. E quindi, ragazze mie, questo è un approccio di lettura che, come dicevo poc'anzi, ho ideato personalmente per fare la lettura dei numeri, e ho preso come criterio o parametro i tarocchi, ok? Quindi, ragazze mie, iniziamo col dire che lo scopo dell'essere umano è sviluppare la sua maestria. Essere il maestro di se stesso, la maestria che giunge attraverso la conoscenza delle grandi leggi e attraverso l'esperienza comprovata sulla realtà, terza dimensione. Siamo Dio, il Padre e tu siete uno, come diceva Gesù nella Bibbia. Concepitore, il concepitore e le sue concezioni sono sempre uno, ma il Padre è più grande di me. Quindi scegliere di sintonizzarsi consapevolmente su una certa frequenza, piuttosto che un'altra, si chiama libero arbitrio. Tutto è un segno, ogni simbolo è un segno che ci desta alla verità spirituale. La lettura di questi segni, l'interpretazione che a noi ci sgorga da dentro di questi segni, porta a delle scoperte, foriere della conoscenza di sé. Ecco, l'eremita è una carta che desta proprio la grande conoscenza. L'eremita è il saggio, il maestro, e quindi è la carta per eccellenza che simboleggia il maestro, in quanto la vera conoscenza non è qualcosa che si apprende sui libri, ma è qualcosa che sgorga intuitivamente mentre studiamo e facciamo l'esperienza empirica della vita. La conoscenza del maestro, come l'eremita, non gliela ha insegnata nessuno. Certo, può aver avuto a sua volta dei maestri o fatto degli studi specifici, interagito con delle scuole di pensiero differenti, ma è solo nella sua solitudine, cioè nell'ascolto solo di sé, di se stesso, che può conoscere veramente se stesso e di conseguenza gli altri.
Conosci te stesso e conoscerai il mondo e gli dèi, citava l'oracolo di Delfi. E cosa fa in questo modo? L'eremita, il maestro, crea la sua personale filosofia di vita, di successo. La legge spirituale ci ha insegnato l'arte del vivere, ossia ci ha reso la verità e come liberarsi dal dramma dell'illusione della dualità. Abbiamo dunque riconosciuto di essere sempre stati i creatori della nostra realtà. E adesso ci stiamo addestrando in questa meravigliosa arte del vivere. Tutto ciò che noi elaboriamo sulla base della nostra spinta creativa è un'emanazione di Dio, di apostrofo io. E nella misura in cui è servita a migliorare la comprensione di qualcosa, di noi stessi, nella misura in cui ci ha riportato a sentirci parte integrante di un tutto, quella disciplina che abbiamo elaborato, a riconnetterci alla nostra fonte interiore, ecco, quella cosa va poi condivisa. Come in questo caso vi condivido questo mio parametro. Quello che vi sto per descrivere è stata, come dicevo prima, una creazione intuitiva che mi ha permesso di comprendere e migliorarmi. Ho utilizzato il messaggio dei numeri come delle tracce, no? Le tracce al tesoro, una mappa iniziatica volta alla scoperta di me stessa. E siccome siamo noi i creatori indiscussi del nostro universo, uno dei parametri che ho seguito è stato quello che vi sto per esporre. Numeri progressivi e regressivi. Siamo in un sistema duale, dove ogni cosa ha una sua controparte opposta e complementare. Luce ed ombra, negativo, positivo, yin e yang, maschile e femminile. Ecco, i numeri progressivi, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 6, 5, 4. Ok? Il numero progressivo va verso l'ascesa, il regressivo alla discesa. E io mi sono sempre chiesta, ma a cosa è conforme questa discesa del numero regressivo? Se per esempio ho appena visto un progressivo e subito dopo uno regressivo, perché? Ed ecco l'illuminazione. Ho immaginato, ho visto un arco, sapete l'arco e le frecce? Un arco che si tendeva indietro per poi scoccare la freccia sempre più lontano. È come prendere la rincorsa. Vado indietro per prendere la rincorsa. Ecco, quelli sono i numeri regressivi. I regressivi, come i progressivi, fanno sempre parte di un ordine perfetto. È come se per evolvere dobbiamo fare un passo indietro. È come se per evolvere, quando noi esprimiamo una richiesta e poi vediamo un numero ed è un regressivo, per esempio, è come se il nostro desiderio ci spinge ad essere migliore, andare avanti. Per essere migliore dobbiamo fare un passo indietro per prendere la rincorsa. È un po' come quelle sensazioni di doloretti, no? Un po' di dolore per evolversi in avanti. È come le doglie di un parto. Per partorirci ci sono delle doglie prima. Quel dolore connesso al partorire noi stesse, come il dolore del parto. Ovviamente il dolore dipende sempre dal grado di consapevolezza spirituale raggiunto in quel momento. Pensate ai bambini che quando stanno per spuntare i primi dentini stanno male e gli viene la febbre. Ecco, diventiamo maturi, o meglio, diventano maturi, si evolvono, crescono, e mentre crescono c'è una piccola regressione che fa parte di un ordine perfetto. Ognuno deve crearsi dei parametri di riferimento che siano leggi per se stessi. Non avere dubbi e procedere per quella strada. Solo in quel modo farà delle scoperte magnifiche all'insegna della vera conoscenza, come l'eremita. Lo studio sui libri, come vi dicevo, serve ad allargare le proprie sinapsi e a stimolare nuovi collegamenti neuronali. La conoscenza intuitiva che ti arriva in questo processo
e degna di essere chiamata maestria. Vi ricordate l'albero della vita, no? Che vi fece anche sul video delle fiamme gemelle? Tutti i sentieri, le 10 sefirot attraverso cui l'uomo può conoscere Dio altrimenti inconoscibile, e i 22 sentieri per giungere alla consapevolezza. Ok, quei sentieri sono descritti dagli arcani maggiori. E ho trovato questo, e ho trovato proprio questo, quello dei tarocchi, come miglior parametro di riferimento per accendere me stessa e ascendere al mio padre interiore. Ora, nei numeri progressivi che analizzeremo, mancano alcuni arcani maggiori. Bene, per comprenderli li ho inclusi sulle targhe quando vedevo solo quel numero corrispondente e il significato adesso corrisposto. Ve lo faccio, ve lo scrivo adesso. Ora, ragazze mie, adesso vi insegnerò questa cosa. Ma c'è da perdersi, perché inizierete compulsivamente a vedere tutto quello che successe a me. Perché la frequenza del numero accende la visione. Perché, come diceva Pitagora, la parte invisibile comunica con noi attraverso i numeri, e il nostro invisibile, che è sempre il Padre, il Sé Superiore, ok? E quindi accende la visione, e vi renderete conto che ogni segno che vedete è proprio quello che si riferisce, che si incastra perfettamente a ciò che stavate pensando. Praticamente vi renderete sempre più conto che la tua realtà esterna rispecchia esattamente l'interno, cioè tutto olografico. Quando ho iniziato ero rimbambita completamente, perché vedevo ogni cosa, vedevo ogni cosa, era come se avessi aperto il vaso di Pandora. Troppe informazioni, sbam, 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 sbam. Poi mi sono rilassata e ho scelto io quando voler vedere e quando lasciarmi fluire. Ok? Quando studiare tutti i segni che vediamo e quando lasciarmi fluire. Perché vi renderete conto, anche quello che avete in questo momento a fianco alla vostra sinistra è un simbolo, è un segno. O la vostra destra è un segno, è un simbolo, o davanti a voi è un simbolo, è un segno. Cioè, iniziate ad aprire i canali, a questo che serve il gioco. Si impara giocando, ok? Si impara giocando. Ricordiamo Gesù con il simbolo dei bambini, fa tutto riferimento ai bambini. Il regno di Dio è dentro di te, e i bambini sanno esattamente di che cosa stiamo parlando, il gioco. Ok? Allora, tu stai riprendendo? Sì. Carta e penna, ragazze, vintage e arcani maggiori, così come si faceva una volta. Quindi carta e penna vintage, quindi annotatevi tutto, ragazze, e lasciatevi ispirare da quello che vedete. Ovviamente non solo in questo caso, in genere lasciatevi ispirare da quello che vedete, perché la maestria, il maestro giunge a una conoscenza che solo lui può giungere, ok? Allora, partiamo, ragazze, facciamo numeri progressivi e numeri regressivi. Allora, partiamo dallo 0. Allora, vedete, aspetta, facciamo 0, 1, 2. Voi vedete così? 0, 1, 2, ok. 0 più 1 più 2, ok? Equivale a 3. Imperatrice, ragazzi, imperatrice. Allora, quando vedete 012 con il numero 3, è attribuibile al 3, all'imperatrice. Che cos'è l'imperatrice? Ce la prendiamo qua sopra, l'imperatrice, che è piena espansione. Eccolo, utilizziamo i tarocchi, quelli di Jodorowsky, ok. È piena espansione l'imperatrice, ok? Quando vedete 0, 1, 2 uguale a 3, piena espansione, ok? Massima creatività. Quello che proprio significa imperatrice. In questo modo potete anche iniziare a imparare bene i tarocchi attraverso il gioco, l'uso proprio delle targhe. Quindi l'imperatrice, piena espansione, creatività, potere femminile, divino femminile. Il divino femminile è in atto, accoglienza, ricettività, passione, piena espansione creativa, senza pudore, senza
alcuna forma di limitazione. Quindi tutto ciò che è associato a questo numero 3 dell'imperatrice, bisogna dirsi rispetto a quello che stai pensando, ok, che sta in piena espansione. Rispetto a quello che stai pensando, anche se non stai pensando niente, archetipo del divino femminile, pienamente in espansione, hai il potere, d'accordo? Ora, da che cosa è dato questo potere dell'imperatrice? È dato dallo 0, dall'1, dal 2. 0 matto, 1 mago, 2 papessa. Allora, questo potere di piena espansione è dato dal salto di fede del matto, dal salto di fede, ok? Che fa il matto, che si lancia per iniziare un nuovo ciclo di vita, si lancia proprio perché ha acquisito dei doni spirituali e si sente in grado di fare qualcosa che non ha mai fatto prima. Dal mago, questo lo porta alla piena manifestazione di qualcosa, mago, ok? Piena manifestazione. E la papessa, a che cosa serve la papessa in questo caso, che porta l'imperatrice? Gli studi fatti su te stessa, intuito, matto intuito, papessa intuito, legato alla conoscenza di sé, gli studi fatti, no? Come diciamo, un po' come l'eremita. Quindi, la fede nelle tue capacità, nell'avere gli strumenti, ok? Ti porta a manifestare con l'imperatrice esattamente quello che conforme alla tua conoscenza, papessa. Ok, ragazze, questi sono dei parametri, ripeto, che ho elaborato io e che mi hanno funzionato. Ok, ora un altro numero, ragazze, non l'ho fatto prima. Facciamo 000, facciamo matto adesso. 000. Matto. Quando vedete 000, poi i numeri tripli ve li faccio in un altro video. Intanto vi faccio 0 più 0 più 0 uguale 0 uguale matto, l'arcano senza nome, l'arcano degli arcani. Lo 000 è la creazione nella quarta dimensione prima che si manifesti nella 3D. È la sede delle idee perfette, cioè tu in quel momento stai creando una nuova realtà, quindi esprimi un io sono, un io manifesto, un io ho, perché in quel momento stai creando l'idea perfetta, lo puoi fare, non ci sono limitazioni di sorta, ok? Stai per fare il salto di fede acquisito grazie alla tua maestria di precedenti acquisizioni spirituali, ok? Ma non è questo la sede dell'argomento di trattazione per i tripli. Andiamo a farci adesso. Allora, io voglio dire un'altra cosa. I numeri, allora, in base alla frequenza su cui scegli di sintonizzarti, vedi i numeri. Allora, per esempio, nel momento in cui vedi i numeri e non stavi pensando a niente, non stavi chiedendo niente, ok? Allora, a che cosa serve il numero se non stavi pensando a niente? Significa che c'è qualcosa che devi sapere attraverso quel numero, ok? E quindi ti fai la somma di quei numeri, pensi al significato dell'arcano che esce da quel numero e ti chiedi a cosa stavi pensando prima di vedere quel numero, ok? E ti dai una tua intuizione, sei tu il mago, sei tu che devi accedere alla tua maestria, mi spiego? Ok. Allora, ok, adesso continuiamo. Allora, no, questo ti stavo dicendo. Da, per esempio, se tu stavi pensando a qualcosa, stai pensando riguardo a qualcosa e vedi un progressivo, significa che sei già su quella strada. Tutto ciò che tu desideri si è già manifestato nelle idee della quarta dimensione. Il numero progressivo è l'adempimento nella realtà 3D di quella cosa, verso l'ascesa di quella cosa, cioè il perfetto compimento di quella cosa. Siccome tutto ciò che vuoi è già realizzabile, il numero regressivo è quell'arco che si tende indietro per andare a farti fare l'evoluzione più grande che il tuo desiderio ti sta intimando di fare. Perché quando noi esprimiamo un desiderio, è il desiderio che lavora su di noi per farci essere migliori. E quindi il regressivo è come se ti dicessero
prendi la rincorsa, vai indietro, quindi ci possono essere a seconda dei livelli di consapevolezza spirituale un po' di doloretti quando si torna indietro. È come c'è l'illusione che si torna indietro, ma non si può tornare indietro, ok? La consapevolezza che si acquisisce è irreversibile. Magari fai alcune esperienze del passato con il regressivo, in quel momento ti torna indietro un pensiero del passato, ti torna alla memoria quando esce un regressivo, a seconda dei casi, e c'è un po' di disagio. Quella è la rincorsa che stai prendendo per adempiere al massimo successo del tuo desiderio che è già realizzato. Ce l'ho già. Mi spiego? Ok. Che stavo dicendo? Sì, allora, andiamo a fare quest'altro. Allora. Voi vedete così? Ok. Allora, andiamo a fare. 1, 2, 3. 1 più 2 più 3 uguale 6. Amanti. Allora, amanti. Prendiamo gli amanti, eccoli. Allora, gli amanti. Che cos'è gli amanti? Sono la scelta, la grande scelta del cuore che riporta l'armonia. Allora, come descrive Jodorowsky questa carta? È come se ci fosse un paggio fra la madre e la donna amata, ok? Quindi qua è la capacità di scegliere verso la sua maturità piuttosto che mantenendo il rapporto, la fedeltà di cuore alla madre, mandando incontro alla sua maturità. Quindi la capacità di lasciare il nido familiare, quindi le credenze del vecchio, della vecchia scuola di pensiero della propria famiglia, eccetera, per andare incontro alla creazione della propria, della scelta di cuore, di quello che il suo cuore da qui si sente attirato fortemente, ok, rispetto alle credenze della famiglia. Questo per dirlo un po' in soldoni. Quindi, un numero progressivo 1 più 2 più 3, gli amanti, stai andando, hai fatto la scelta giusta, ok, rispetto a quello che stavi pensando, se avevi chiesto qualcosa, hai fatto la scelta giusta, liberandoti anche da vecchie credenze per andare verso il nuovo, la creazione, la scelta di armonizzare il tuo nuovo sé. Ok. Attributi dell'1, del 2 e del 3, ragazze. Che vuol dire qua? Quindi, mago, 1 mago, 2 papessa, 3 imperatrice. La scelta giusta, hai fatto la scelta giusta, ti dice il 6. Il 6, 1, 2 e 3, stai andando sulla strada giusta, hai fatto la scelta giusta. Perché hai fede nelle tue capacità di manifestazione, il mago, seguendo la tua intuizione che viene dal lavoro su di te, dallo studio su di te, questo ti porta alla piena espansione. 3, imperatrice, ok? Questo ti porta alla grande scelta, seguendo il mago, la papessa e l'imperatrice in modo progressivo, l'ascesa verso la grande scelta, mi spiego? Ok. 2 più 3 più 4 uguale l'eremita. Il grande maestro, eremita. Voi state vedendo così? Sì. Allora, progressivo, prendiamo l'eremita, progressivo, quindi significa che stai andando verso l'ascesa, ok? L'ascesa di cosa? L'ascesa verso la scoperta di te, la grande conoscenza, stai andando incontro all'illuminazione. Abbiamo detto che cos'è l'eremita, quindi quando noi vediamo 2, 3, 4, stai per avere un'illuminazione. 2, 3, 4. Ma quante volte ho visto sulla targa 2, 3, 4, effettivamente con l'eremita l'illuminazione, la scoperta, e bam, avevo delle scoperte, delle illuminazioni rispetto a quello che stavo pensando. È straordinario, ragazze, ma che iniziate a giocare con questo è meraviglioso. Ragazze, ma state attente quando guidate, eh? Cioè tenete fede alla strada, va bene? Ok, non vi racconto le mie vicissitudini, vabbè, ve lo dico, tanto siamo tra noi, ecco. 2 e 3, siamo amiche. Sono stata capace di fare stavo su un ponte, vidi una macchina, non ero certa di aver visto quella targa. Mi sono rifatta una strada, cioè ho rifatto la strada, ho preso la prima traversa a sinistra per ritornare sul ponte, per arrivare al punto in cui dovevo arrivare ci ho messo, tardato un'ora. Che c'era traffico sulla tangenziale per capire se quella, ma su quella macchina c'era la targa che ho visto.
Ragazzi, cose allucinanti. Quindi mi raccomando, lo so che sarà meraviglioso appena iniziate a giocare con questo. Mi raccomando, fede alla strada, stiate attenti e presenti. Io vi dico anche i miei errori, così li potete evitare. Ma non potrei mai evitarvi l'esperienza. Quindi, allora, stavamo dicendo, stai pensando qualcosa rispetto a qualcosa? Ecco, l'eremita, stai per fare una scoperta. 2, 3, 4, perché è in progressivo, ok? Non è in regressivo, ma è in progressivo. Quindi l'eremita che stai per fare una scoperta. Attributi della papessa, 2. Lavoro quindi su di te, la conoscenza che hai appreso attraverso anche l'acquisizione delle leggi spirituali. Questo ti ha portato all'espansione del 3 dell'imperatrice e questo ti permette, 4, imperatore, di avere il totale controllo totale sulla materia. Quindi intuito, espansione grazie all'intuito ti porta ad avere il controllo totale sulla materia. Questi attributi portano a fare la scoperta dell'eremita, che è esattamente dove deve essere. Ok? Va bene. Ora, ma sicuramente starò omettendo delle cose, poi magari andiamo, facciamo anche altri video su questo, però questo è il succo. Quindi io quando vedo 2, 3, 4 sto per avere un'illuminazione che conforma al fatto che io il controllo della mia realtà, della mia vita, sto costruendo su solide basi basate sull'intuito, sul potere personale. Ok? Ora, l'eremita. Poi, 3, 4 e 5. 3 più 4 più 5. Appeso. 12. Appeso. Allora, prendiamo l'appeso. Il grande arcano del sacrificio della volontà dell'ego per aspirare a ideali molto più alti. Eccolo qua. L'appeso. Allora, quando vedo 3, 4 e 5, l'appeso, significa che ho sacrificato la mia volontà personale e ho cambiato la prospettiva in quanto tale. Significa che sto andando bene. Tutti i progressivi sono sulla strada dell'ascesa, ok? Sono sulla strada dell'ascesa. Quindi ho cambiato la prospettiva rispetto a qualcosa che si rifaceva al mio ego, ok? Tutto ciò che è relativo, sacrifico la volontà personale dell'ego perché sto dando credito a ideali più alti. A ideali più alti. Non a caso. Dopo l'appeso avviene la morte, arcano numero 13, no? E quindi quando io capisco che devo essere guidata da ideali più alti, allora avviene la trasformazione della morte, cioè la trasformazione, il taglio del passato che era conforme al mio vecchio sé. Okay? Attributi del 3, del 4 e del 5, attributi dell'imperatrice, dell'imperatore e del papa. Quindi, grazie al fatto che io sento di avere il potere creativo, domino la mia realtà con il mio potere creativo, questo mi spinge a sentire che io sono connessa con Dio, il Papa, sono un ponte tra il di qua e il di là, devo portare tale esempio nella materia. Qual è l'esempio che devo portare nella materia? Per dare il giusto esempio, appunto, quello di alti ideali, di portare gli alti ideali della mia vita. Quindi, ed è l'esempio al collettivo. Dovete applicare tutto quello che stiamo dicendo alle varie circostanze, ok? Perché ci sono miriadi, ragazzi miei, di sfaccettature. Io vi sto dicendo quelle cardine in modo tale che voi poi le andate ad applicare. Ora, 4, 5, 6. 4 più 5 più 6. Allora, 4 più 5, 6, 15. Diavolo. Allora, diavolo. Il diavolo in progressivo è una carta meravigliosa. Perché il diavolo? Il diavolo in progressivo significa che stai dando il giusto peso alle cose materiali. Hai acquisito i doni spirituali che ti permettono di godere della materia senza eccessi.
di godere dei piaceri, della sensualità, della parte sensuale, i sensi della vita, senza eccessi, ossia senza farti fagocitare. E quindi ne godi talmente appieno, molto di più di tutti gli altri. Attributi dell'imperatore, del papa e della scelta e degli amanti. Cioè, l'imperatore, il dominio della materia, è coadiuvato dal papa, dalle giuste credenze, di quelle che abbiamo parlato prima. Questo gli fa fare la scelta giusta con il 6, gli amanti, rispetto alla materia, al diavolo, rispetto a tutto ciò che è equivalente alla realtà 3D, all'illusione della materia. Cioè tu ti godi esattamente la materia così come deve essere, con i suoi frutti, quello che offre, dei piaceri, della sensualità, tutto ciò che conforma la materia, te li godi perfettamente perché hai integrato i doni spirituali, le nuove credenze del papa, e questo ti dà il pieno dominio e il controllo di fare la scelta migliore. Numero 15. Cioè stai godendo perfettamente della materia, sei in equilibrio, spirito e materia. Ok? Il diavolo, riprendiamo se non si offende. Il diavoletto. Il diavolo, eccolo qua. Che è una carta di grande passione, il diavolo, no? Di grande, quindi la passione canalizzata nel modo giusto è proprio il motore della vita, ok? Il motore della vita. Poi, passiamo ad altro. 5, 6 e 7. No, sì. 5 più 6 più 7. Che ci dà 18. La luna. Luna. Allora, la luna, eccola qua, la luna, archetipo materno, anche qui intuito, siamo progressivi nell'intuito, avremo anche dei sogni che ci porteranno illuminazione, saremo l'astro che illumina le notti buie della nostra anima, siamo la luce corretta in tutta la nostra oscurità. 5 più 6 più 7, gli attributi del papa, della scelta e del carro, cioè avanzare. Il papa, la connessione spirituale con Dio, ti porta a fare la giusta scelta degli amanti, il 6. Le giuste credenze ti portano a fare, le giuste credenze, la legge, io sono, quindi io stabilisco quella cosa che voglio essere, questo mi porta ad andare a fare la giusta scelta, che mi porta ad avanzare, 7 è il numero del carro. Quindi questo mi porta ad avanzare e avere delle illuminazioni in merito. O anche a non aver paura del buio, proprio perché sono guidata, 5, il Papa, dall'io sono, mi sento protetta, mi sento di fare la scelta giusta, lo sento, lo credo, perché c'è il Papa davanti. Questo mi porta ad avanzare col 7, il carro, a trionfare per la mia strada senza mezzi termini. Allora sono un astro che illumina le notti buie non solo della mia anima, ma anche quella degli altri. Illuminazione in merito anche alla tua parte femminile, anche alla gestazione delle tue emozioni. Non ti fa avere paura delle tue emozioni, proprio perché è in progressivo, perché stai seguendo le nuove credenze che ti portano a fare la scelta migliore in conformità di un avanzamento trionfante verso ciò che è nel tuo grembo, okay? Anche se sei uomo, ovviamente. Cioè le emozioni recondite della luna, tutto ciò che è inerente alla notte buia dell'anima, del divino femminile, ok? Lì tu illumini le tue zone d'ombra e anche quelle degli altri, ok? Sei protetta, la notte ti è amica, ti protegge piuttosto che spaventarti, ok? Illuminazione in quanto tale, quindi, con la luna. È in progressivo, stai andando bene, anche qui illuminazioni. Poi, intuizioni, anche qui con la luna, anche di notte, ok? Non hai paura del buio, ecco, questo è anche il senso. Poi, 6, 7, 8. 6 più 7 più 8, uguale 21. Mondo, pieno compimento di un ciclo, di una spirale. Prendiamo il mondo. Hai compiuto un ciclo e sta per iniziare un compimento, il festeggiamento di qualcosa di molto più grande.
Quindi il compimento di qualcosa, la piena realizzazione e manifestazione di tutti gli arcani all'interno di una spirale per te. Quindi la manifestazione di qualcosa, il compimento di qualcosa, perché rispetto a quello che hai chiesto, anche se non hai chiesto niente, ok? Rispetto a quello che stavi pensando è giunto un compimento, una chiusura per l'inizio di qualcosa di grande, di meraviglioso, perché hai acquisito tutti i doni degli arcani maggiori. Sei pronta a rifare il salto di fede perché hai acquisito i doni spirituali di tutto il passaggio degli arcani maggiori. Qua c'è un compimento di qualcosa, con gli attributi del 6, del 7 e dell'8. Quindi, con gli attributi della grande scelta, la scelta di cuore che hai seguito, la tua scelta proprio, seguendo i dettami dell'armonia, della bellezza di te stessa, del tuo nuovo sé, ti porta a 7, carro, arcano del carro, arcano maggiore del carro, ad avanzare in conformità dell'8, della giustizia divina, giustizia, ok? Quindi prendiamo la giustizia, eccola qua, pieno compimento, perché hai seguito i tuoi ideali del cuore. Questo ti ha portato a trionfare da sola, senza mezzi termini, nella giustizia. La giustizia divina ti premia e ti porta a compiere il compimento di qualcosa che stavi chiedendo da tempo o di un tuo aspetto in particolare. Fatto sta che hai vinto con il mondo. Okay? Hai il mondo in mano. Ok? Ok. Ragazze, ho appena rivisto tutto il video, l'avevo finito di registrare e mi sono resa conto che mancava il 7, 8, 9. Allora, andiamo a descrivere il 7, 8, 9. Allora, 7, 8, 9. Allora, 7 più 8 più 9 uguale 24 uguale 6. Allora, amanti. Allora, questo 6, ok, quando vedete questo progressivo, questo 6 è una scelta di un grado di coscienza ancora più elevato rispetto all'1, 2, 3, che dà 6, ok? E quindi una scelta ancora di un grado ancora più elevato. La grande scelta, in questo caso, del 6, del 7, 8, 9, quello che ti dice il 7, 8, 9, è fatta, cioè basata sugli attributi del carro 7, ossia la consapevolezza, sul pieno trionfo, successo delle tue qualità, ok? Ti sei resa conto che le tue qualità hanno un certo spessore, dinamismo e quindi la consapevolezza di tale successo e trionfo delle tue qualità. Più la giustizia, numero 8, perché? Perché così facendo, rispetto al trionfo delle tue qualità, la consapevolezza di tale trionfo, quindi, così facendo, ci siamo concessi, giustizia, ci siamo concessi ciò che meritiamo. Abbiamo saputo scegliere per il nostro bene supremo, mettendoci nei panni anche degli altri, sviluppando anche l'empatia e sapendo pesare ogni nostra azione virtuosa che abbiamo compiuto e quella non, con l'empatia, quindi l'autoanalisi. Questo a cosa ha portato? All'illuminazione dell'eremita, che ti ha fatto mutare spiritualmente, ok? Poi abbiamo 2 e 4, abbiamo papessa e imperatore. Allora, ecco perché questo 6, questa scelta avvalora ancora di più il grado di consapevolezza spirituale raggiunto. Ossia, perché noi richiamiamo anche gli attributi del 2, della papessa, la profonda conoscenza di sé, la sola a cui dare ascolto per dominare sulle cose del mondo materiale. Il 4, l'imperatore. Ossia, l'imperatore giusto può dominare solo grazie alla vera conoscenza di sé, che gli sgorga dalla saggezza acquisita e l'intuizione foriera di tale saggezza della papessa. Okay? Quindi quando vedete 7, 8, 9 è proprio la scelta del dominio sulle cose materiali con la legge spirituale, cioè state andando da Dio. Benissimo, ok? Ok, adesso ci riagganciamo al video che stavate continuando a vedere.
Adesso, ragazze, questo per quanto riguarda i progressivi, ok? Quindi abbiamo visto come come si possono leggere quando tu stai in macchina, vedi delle targhe, no? Cartelloni, eccetera. Ora, ribadiamo il fatto che nel momento in cui stiamo chiedendo qualcosa rispetto a segni e noi vediamo segni e sincronicità, quella cosa ce l'hai già, nel momento in cui tu già la decreti. Allora, siccome tutti i segni lo confermano, che ce l'hai già, ok? Dai numeri alla piuma, ok? I numeri regressivi invece è come se fossero, ti dicessero tu ce l'hai già quella cosa, ok? Quindi i numeri regressivi è proprio l'arco che è rispetto al tuo desiderio, perché ribadiamo una cosa, quando tu senti di desiderare qualcosa, chi è che la sta desiderando veramente? Qua c'è il tuo padre interiore che la vuole quella cosa, pur quanto è impossibile credi che sia quella cosa. È Dio che vuole che tu la manifesti quella cosa, il tuo Dio, Dio, l'io, ok? Quindi nel momento in cui tu decreti quella manifestazione, già quel desiderio lavora su di te per farti evolvere, per farti essere sempre migliore. Quindi il desiderio è uno strumento dell'anima per farti evolvere. Ok. Ora, quindi quando ci sono i regressivi, abbiamo visto come un arco che si tende, no? È come se dovessero, se fossero il... Questo è come se dicessero, sta andando tutto bene, va tutto bene, vum 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 vum. A un certo punto ci sono degli ostacoli, ok? Ma gli ostacoli sono funzionali a farti arrivare all'obiettivo, perché il tuo desiderio ti spinge a migliorarti. Di conseguenza, per migliorarti devi sperimentare la tua forza e la testi attraverso gli ostacoli. Il regressivo è un ostacolo, è come se fosse... o comunque sia un tornare indietro per prenderla in corsa, è come se fosse uno stato emotivo un po' regredito, che ti sembra regredito, oppure proprio un evento che ti parla di, che poi ti compare, cioè succede un evento e poi è regressivo, ok? Vedi un evento, un numero regressivo dopo che ti è successo qualcosa, un po' di angusto, sempre dipende dai livelli di coscienza, se rimanete male o meno, ok? Io mi ricordo, sempre questo ho sperimentato personalmente, che in alcune circostanze... Scusate. Ok, io mi ricordo che in alcune circostanze, quando ero molto giù a livello emotivo, ho avuto una giornata di soli regressivi e che mi confermavano quel mio stato d'animo, ok? È come se io però non riuscissi, mi facevo l'esperienza di quella cosa, come se dovevo stare là, era proprio quella sensazione di tornare indietro per vivermi quel momento e poi prendere la rincorsa. Non a caso il giorno dopo avevo un'espansione spirituale, ragazzi miei, che stavo meglio di come non ero mai stata, grazie a quel momento di indietreggiare. Mi spiego? Scusate ragazzi, mi sta suonando il telefono, aspettate un attimo. Eccomi ragazzi. Allora, vi stavo dicendo, quei momenti lì mi sono vissuta proprio quei numeri regressivi, proprio che denotavano il mio stato d'animo, significa che dovevo stare là, dovevo vivermi quella cosa, allora stavo là in silenzio, non cercavo di darmi spiegazioni, stavo lì, perché quando arriva una sensazione di disagio non devi dare spiegazioni, come vi spiego in tutti i miei video, ragazze, no? Devi stare là, devi stare e basta, non devi solo guardare non significa commentare. Beh, ragazzi miei, il giorno dopo non avevo mai avuto una forza come grazie a quella regressione. Succede, mi è successo invece in altre circostanze che ero una bomba up, una bomba, una miccia proprio, e ho visto comunque un paio di numeri regressivi, ok? E non li ho manco considerati. Cioè, è come se io li avessi integrati. Cioè era come se il mio livello di coscienza era talmente alto in quel momento che, seppur vedendo il regressivo, quella retromarcia che ho fatto non mi è pesata, che manco l'ho vista la retromarcia che ho fatto. Mi spiego? Ragazzi, io cerco di darvi degli input in modo tale che voi possiate, prendete appunti, magari applicare anche voi e sviluppare questo sistema sulla base delle vostre esperienze, d'accordo? Ok. Ok ragazzi, devo chiudere un attimo, riprendiamo tra un po', tanto non si vede poi col video, aspettate, cioè tra poco.
Eccoci qua, ragazzi miei. Allora, stavamo parlando i regressivi. Ok, i regressivi ti destano molto di più dei progressivi, perché i regressivi sono proprio la sfida, cioè vado a testare la mia forza. Allora, quando vedete un regressivo della serie, fermati e senti l'energia di quel numero, senti l'energia dell'arcano, che anche se non lo verbalizzi, ok, anche se non razionalmente tu non sai dare la spiegazione, lasciati attraversare dall'informazione dell'arcano stesso, perché l'arcano è un simbolo, ok? L'arcano è un simbolo di per sé, che racchiude delle informazioni ataviche a cui si giunge attraverso la conoscenza intuitiva. E siccome noi facciamo parte, viviamo all'interno di un inconscio collettivo, ok? Quel simbolo ci riporta alla memoria delle cose ataviche, quindi lasciamoci attraversare dall'informazione dell'arcano in quel momento, senza razionalizzare necessariamente, ok? Allora, se vedi numeri regressivi mentre non stavi chiedendo niente, ok? O comunque sia, mentre stavi, non lo so, non stavi proprio desta, ok? Sveglia. Allora, i regressivi sono una lampadina per rimanere presenti. Sii presente, ferma il pensiero, sii presente a te stessa e disciplina i tuoi pensieri verso la presenza rispetto al pilota automatico, perché soprattutto i regressivi arrivano, questo esempio della mia esperienza personale, quando c'è il pilota automatico nei pensieri. Vi sto dando le varie sfaccettature di quando ho sperimentato i regressivi col pilota automatico. Generalmente va in negativo il pensiero, chiaro, voglio dire, abbiamo abituato tutta la nostra esistenza alla mediocrità, quindi ti dice fermati, respira, guarda quello che c'è intorno senza commentare, ok? In modo tale da fermare il pilota automatico. E quindi se vedi un pensiero regressivo, appunto, un numero regressivo, chiediti cosa stavi pensando l'attimo in quel momento, l'attimo prima, ok? Perché rispetto a quello che stavi pensando, ecco, il numero regressivo ti offre l'opportunità di comprendere come tornare ad essere presente a te stessa. È chiaro? Tipo 543. Appeso 12. Fermati. Ritrova il contatto con la tua vera essenza. Ok? Per fare questa cosa devi sentire di essere un ponte fra il mondo spirituale e il mondo materiale. 5, il numero 5. Sentiti un essere divino incarnato, perché solo in questo modo puoi riprendere il dominio anche sulle cose materiali. 4, imperatore. Ed espanderti con la tua scintilla creativa ovunque tu desideri. 3, imperatrice. È chiaro? Ancora un'altra spiegazione sull'appeso. Quindi, rispetto se stavi chiedendo qualcosa, sia quello che abbiamo detto, ok, rispetto se stavi pensando a qualcosa a livello proprio cosciente, oltre a quello che abbiamo appena detto, è come se con l'appeso 543 numero 12 sta avvenendo in te un cambio di prospettiva volto a manifestare degli ideali più elevati, ossia rinunciare alla volontà egoica per abbandonarti all'intelligenza infinita, al tuo io sono, io padre, affinché tale paradigma attecchisca dentro di te. Devi sentire la comunione con Dio, l'io sono, fiducia nell'io sono, il Papa, 5, quindi la credenza dell'io sono, che ti porta alla vera costruzione e al vero controllo, ossia il dominio spirituale sulla materia, ossia ciò che può essere costruito, 4, imperatore, ossia ciò che può essere costruito, cioè il 4, l'imperatore, è il dominio dello spirito soltanto, non dell'ego, cioè il 5, il Papa, sulla materia. Questo porta al pieno sviluppo dell'idea perfetta
che viene dall'alto, quella che tu hai immaginato, quello che stai chiedendo. Quindi, come si fa a manifestare l'idea perfetta? Decretando il tuo io sono e lasciare fare all'universo, Dio. Ok? Quindi, vedendo il 5-4-3, abbiamo descritto il 5-4-3, è la vera sfida. Poi, che è l'appeso? 12. Che fa sempre 12, ragazze. Ok? Quindi è 1 più 3. Ossia, il mago, sentiti nel potere di manifestare qualsiasi cosa, mago, perché questo ti porta alla piena espansione di quello che tu stai manifestando, imperatrice. Imperatrice. Ok? Questo non è un regressivo. Il 12, ok, è 1 più 2. Cioè, il regressivo è la sfida del tuo desiderio o di quello o del tuo io sono, dell'idea perfetta che è già compiuta. È già compiuta, è già sì. Questa è la sfida per raggiungerla. Per raggiungerla, mi spiego? Che poi, scusami, qua c'è il 2. E questa è la papessa. Papessa. Quindi, e poi da 3, l'imperatrice, la piena espansione. Il sì, il già compiuto. Cioè, il mago più la papessa, ho tutti gli strumenti per manifestare qualsiasi cosa seguendo la vera conoscenza, quella che giunge grazie alle leggi spirituali, che la papessa, lo studio su me stessa, anche comprovato, lo studio delle grandi leggi comprovato dall'esperienza empirica, mi porta a manifestare 1 più 2, 3, il pieno successo, imperatrice, ok? Quindi è la sfida, il regressivo è la sfida che va a testare la tua forza per elevarti ed essere, avere successo in quello che stai manifestando, in quello che vuoi, ok? Ora, andiamo ad analizzare gli altri. Allora, 3, 2, 1, uguale, tu stai riprendendo? Sì. 3, 2, 1, uguale. 3, 2, 1, mi sto perdendo. Ok, 6 amanti, 6 amanti. Ok. Questo 3, 2, 1, ok? Questo è regressivo, la scelta. La scelta, allora rispetto a quello che hai chiesto, che hai già manifestato, ok? Qua ci sarà un tendere l'arco all'indietro, un ritorno indietro per essere certe, per andare a vedere effettivamente se ho fatto quella scelta giusta rispetto, o meglio, scusami, per vedere se quello che voglio, c'è la prova da superare, che è questo regressivo rispetto a quello che voglio, per arrivarci degna, da eroe. Ok? Quindi è come se rispetto a quello che hai chiesto si stanno aggiustando delle dinamiche interne a te per la scelta che hai fatto, affinché tu vada a fare la scelta giusta. Ok? Devi seguire in modo imperativo il tuo potere, imperatrice, quindi che tu puoi tutto, imperatrice. Tu puoi tutto seguendo la legge, papessa, e manifesti quello che vuoi, mago. Quindi torna, sentiti il tuo potere, dice il numero 3 di imperatrice. Il tuo potere sgorga da dentro, il tuo divino femminile. Con il tuo studio su di te, le leggi, la grande legge, la papessa, lo studio che fai, ok? Che è in gestazione questa cosa dentro di te, alcune volte no, è in gestazione questa cosa, ok? E quindi affinché tu possa partorire, torni indietro, la gestazione, la calma, la temperanza, anche qui ci sarebbe da dire, ma rimaniamo un attimo su questo. Tu puoi manifestare quello che vuoi, quindi senti il potere dell'imperatrice e della papessa dentro di te e manifesti quello che vuoi. Questo ti porta a fare la scelta giusta. Laddove tu non hai sentito tutto questo, c'è un regressivo per andare a ripulire quella parte del passato in cui non hai fatto la scelta giusta, perché non hai seguito la grande legge di cui ci parlano i tarocchi, appunto, in questo caso. Ok? Ragazze, lasciatevi ispirare, prendete appunti, man mano che voi iniziate a impraticarvi, vengono da sole le stesse cose che sto dicendo io, ok? Perché ci sarebbero una miriade di cose da dire,
Ma dobbiamo dire queste cose base in modo tale che voi poi possiate ispirarvi, lasciarvi ispirare. Ricordiamo che il regressivo è sempre il test, la prova che ti porta a manifestare quello che tu vuoi, che tu hai chiesto, che già manifesto nelle idee perfette, nella quarta dimensione, chiaro? Ok. Poi abbiamo, 3, 2, 1, 4, 3, 2, allora, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, uguale, eremita, no, eremita. Ok, allora, qual è la sfida dell'eremita? Rimani nella tua solitudine, perché lì avrai l'illuminazione. Ok? Da una solitudine che potevi avvertire come problema in passato, ricorda di quelle volte in cui ti sei sentita, come se il regressivo in questo caso dell'eremita ti facesse ricordare quelle volte ti sei sentita esclusa, da sola, incolpando gli altri, eccetera. Ok? Quindi, tornando indietro, questo regressivo ti porta a sperimentare la tua solitudine in qualità di illuminazione piuttosto che di isolamento. Quindi, dalla solitudine che potevi avvertire prima, adesso ti devi focalizzare sulla frequenza dell'illuminazione, della scoperta interiore che fa l'eremita. Ok? Poi, con gli attributi dell'imperatore, dell'imperatrice e della papessa. Va bene? Ok. Quindi, andando ancora 5, 4, 3, 5, non ripeto di nuovo il 4, il 3, il 2, li abbiamo detti nei progressivi. 5, 4, 3. Ok. 5, 4, 3, appeso, 12. Appeso. Allora, che cosa sta succedendo? Come abbiamo spiegato prima, il 5-4-3, tutta la parte del cambio di prospettiva, del sacrificare il proprio ego, laddove c'erano delle macchinazioni un po' dell'ego, del vecchio sede potenziante, ti ritorna indietro quella cosa per farti esplorare nuovi orizzonti, un cambio di prospettiva, a vantaggio del tuo nuovo sé, a discapito del vecchio ego, del vecchio sé. Ok? Si sta aggiustando la prospettiva con cui guarderai le cose da un punto di vista diverso, più alto. Ok. 6, 5, 4. 6, 5, 4. Diavoletto. È il diavolo? Sì. Allora, ok, diavolo, 15. Diavolo. Che sta succedendo con questo 6, 5, 4? Che ti possono arrivare dei pensieri di attaccamento. Ok, rispetto a quello che hai chiesto. Anche se non avete chiesto niente, ragazzi, i numeri vi destano, vi dovete fare la domanda quando arrivano, ok? Anche se vi arriva un regressivo e voi non stavate pensando a niente, è sempre un ordine perfetto, significa che sei guidata, ti stanno dicendo come fare, è chiaro, no? Ok, quindi diavolo, si stanno aggiustando gli attaccamenti che avevi o che hai fatto, ok? Si stanno aggiustando gli attaccamenti che avevi, quelle cose ossessive, alle cose materiali, il controllo, il possesso, tutto questo grazie alla richiesta che hai fatto, che è già realizzata. Perché, ripetiamo, quando chiediamo qualcosa, un desiderio, è già realizzato sul piano delle idee perfette della quarta dimensione. Ragion per cui quello che ci arriva è funzionale all'adempimento di quello scopo, va a testare la nostra forza, in particolar modo i regressivi. Ok. 6-5-4, poi abbiamo, che abbiamo altro? 6-5-4, 7-6-5, no? 7-6-5, sì, 7-6-5, sto dicendo bene, no? Sì, 7-6-5, ok, 7-6-5-18, luna, ok. Puoi avere paura di ciò che non sai. Che questo ti dice la luna, ma per risalire la china si dice, non lo so ragazzi, mi correggerete tanto, per risalire, allora la domanda che ti pone questo regressivo con la luna è questo: stai avendo dubbi o incertezze riguardo a qualcosa? Bene, la strada da seguire è
quella, la strada da seguire per avanzare, 7, il carro, la strada da seguire per avanzare, e scegliere, 6, gli amanti, e scegliere di sentire la connessione con il padre. E scegliere, quindi, libero arbitrio, 6, amanti, di sentire la connessione con il padre. L'io sono, il papa, 5, io sono. Quindi, nel momento in cui hai dubbi di ciò che non vedi, ciò che non sai, scegli di seguire la connessione con l'io padre, con l'io sono, per avanzare con trionfo, affinché ti arrivi l'illuminazione della luna e possa tu andare incontro a ad essere l'astro che illumina quei momenti in cui tutto è in gestazione, che non sai. Ok? Sono tutti aiuti che ci arrivano dall'alto, progressivi come i regressivi. I regressivi sono proprio con i vari attributi, come che strada dobbiamo seguire, il senso che qual è la strada da seguire affinché noi andiamo verso il massimo successo. Verso il massimo successo. Quindi, questo è ciò che è la luna. Poi, quale altro dobbiamo dire? Aspetta, andiamo qua. Quale altro ci manca? Ah, sì. Scusa, ora abbiamo fatto, io mi sto impappinando. 7, 6, 5. Quindi manca l'8, 6, 7. L'8, 6, 7. 8, 7, 6. Che scemo. 8, 8, 7, 6. 8, 7, 6. Allora, scusate un attimo, ragazze. Eccomi qua, ragazze. Allora, stiamo dicendo 8, 7, 6. Allora, numero 21. Il mondo. Compimento di qualcosa. Allora, rispetto a qualcosa, al compimento di qualcosa, qua c'è, deve avvenire un compimento che non è avvenuto. Ok? Come si adempia questo compimento? Seguendo la strada della giustizia. 8. Giustizia divina. Cos'è la giustizia divina? La bilancia, no? Nella bilancia, eccola qua. Vengono pesate le azioni, ti viene ridato ciò che ti è stato tolto, triplicato. Le buone azioni, ciò che semini, raccogli. Vengono pesati i pensieri, le parole, le azioni che sono state fatte. Allora, affinché tu chiuda un ciclo e tu sia pronta al nuovo mondo, ok? Come si fa a fare questo? I tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni devono essere, il tuo cuore deve essere leggero come una piuma. Vi ricordate, ve lo dico spesso, di quella, quando in Egitto, quando una persona trapassava, c'era come guardiano colui che metteva sulla bilancia un cuore e una piuma. Se le tue azioni erano, i tuoi pensieri, quello che hai fatto, pesavano, il tuo cuore quindi pesava più di una piuma, ripetevi un ciclo, ritornavi indietro, ok? Ripartivi da capo, ok? Quindi, per chiudere questo ciclo, rispetto a quello che stai pensando, anche se non stai pensando a niente, fatto sta che ti dice come fare questa regressione, ti dice come fare affinché l'arco possa, la freccia possa andare molto più in là di dove sei arrivata fino a questo momento. Questa regressione che stai facendo indietro nel tuo passato, eccetera, ti porta, o nei tuoi pensieri del passato, nel tuo vecchio sé, ti porta a chiudere questo ciclo. Come si chiude questo ciclo? Fai che i tuoi pensieri, le parole, le tue azioni siano azioni leggere, il tuo cuore sia leggero. Il fatto che il tuo cuore sia leggero, l'equilibrio di tutto, ti porta ad avanzare con il 7, il carro, a trionfare nella scelta giusta. Per chiudere il mondo, cioè per chiudere un ciclo completo, per integrare la lezione spirituale inerente al ciclo completo degli arcani maggiori, il 21. È chiaro? Ok, poi abbiamo il 9, 8, 7. Allora, 9, 8, 7, che ci dà, scusate un attimo ragazze, ecco ragazze, allora, 9, 8, 7 che ci dà uguale 24, il 24 attributi della papessa e dell'imperatore, 2 e 4,
possiamo sommare anche gli altri, se non sbaglio l'ho già detto, no? Quando escono tipo l'1, il 12, 1 più 2, l'abbiamo già fatto prima, ok? Quindi anche quello è un altro parametro, ok? Io sto dando quelli più lampanti. Quindi 6, amanti di nuovo, scelta, amanti, scelta. Allora qui, se vediamo un 9, 8, 7, ok? Siamo davanti a un regressivo di nuovo con una scelta. Questa scelta deve essere conformata a che cosa? Per fare la giusta scelta. A che cosa deve essere conformata? Allora qua ci dice già che dobbiamo seguire l'intuito con la papessa, il 2, papessa, papessa. Solo l'intuito porta al dominio sulla materia, imperatore. Puoi guidare gli altri, guidare te stessa soltanto grazie all'intuito che ti sgorga attraverso la conoscenza della legge spirituale. La conoscenza della legge spirituale porta al dominio sulla materia, imperatore. Ok, questo ti porta a fare la giusta scelta. Ma torniamo indietro. Questa scelta degli amanti, come deve essere supportata in questa sfida regressiva? Con la tua solitudine, nella solitudine eremita, avrai nella tua solitudine, quindi godere di questa solitudine, avrai, rimetterà l'equilibrio, la giustizia, ti verranno idee giuste grazie all'introspezione del tuo passato dell'eremita, a godere di quella solitudine, a lasciarti fluire come fa l'eremita, ad avere proprio l'illuminazione dentro te stesso grazie a ciò che hai fatto nel passato, perché un regressivo e con l'eremita va ancora di più sottoscritta questa cosa, no? Questo ti porta a rimettere l'equilibrio e ad avanzare con il 7 carro verso cosa? La grande scelta, che poi è un connubio tra papessa e imperatore. Ok? Ora, ragazze, è un, diciamo, una, sono, è un approccio di lettura, un criterio, dei parametri che ho utilizzato da sempre, da quando l'ho scoperto, da quando mi è arrivata l'illuminazione. E quindi da adattare, ragazze mie, alle vostre circostanze, quando, no, vedete qualcosa, poi comunque approfondiremo man mano che mi vengono altre intuizioni di quello che avevo già fatto, che magari non mi stanno scorgando adesso, ve le metterò. Come avete visto, non ci sono tutti gli arcani nei numeri progressivi, nei numeri regressivi, ovviamente uguale, non ci sono tutti gli arcani, manca la morte 13, la temperanza 14, il 16 la torre, la stella 17, il sole 19, 20 il giudizio, l'11 la forza, e manca, no, lo 0 c'è con 012 e manca il 10, la ruota, ok? Allora, a cosa, secondo il mio parametro di riferimento per la mia evoluzione, come io ho potuto utilizzare comunque il significato dei tarocchi sulle targhe? Quando vedevo questi numeri a soli sulle targhe, d'accordo? Tipo, o comunque vedo un numero che ha questi attributi. Tipo vedo un 13, vedo il 14, vedo il 16, vedo la stella, ok? E l'adatto a quello che stavo pensando, va bene? E, tipo vedo la morte, vedo il numero 13, si sta avvenendo una trasformazione dentro di me. È una trasformazione funzionale a quello che ho chiesto, a prescindere da una trasformazione. Devo tagliare il vecchio 6, i rami secchi, quindi quelle sfaccettature che me lo ricordano. Se vedo il numero 14 su una targa o da qualche parte, vedo la temperanza. Che cos'è la temperanza? Vedo l'equilibrio tra le forze opposte e complementari, la rigenerazione delle acque stagnanti, ok? Un respiro di sollievo. Se vedo il numero 16, vedo la torre. Cioè vedo la distruzione del mio vecchio 6. Vedo la distruzione di false credenze che portano a nuova vita. Se vedo il 17, vedo la stella, la realizzazione di un obiettivo. Non a caso la stella che viene dopo la torre, una volta che si sono distrutte le certezze del vecchio sé, la stella è la carta della sanazione e la generosità che arriva dal cuore, che sgorga dal cuore perché siamo nudi davanti all'acqua, cioè e siamo connessi con l'universo, è la carta della sanazione la stella. Non a caso dopo la stella abbiamo il sole, abbondanza, felicità, pieno chiarimento. Poi abbiamo il giudizio, numero 20 è il giudizio, cioè la decisione conforme rispetto a delle cose del passato o attitudini del passato che noi rispetto a cose del passato, sia attitudini, circostanze o persone, noi reagiamo in modo diverso, migliore, è la chiamata di Dio, è la decisione in conformità alla chiamata verso l'elevazione spirituale che abbiamo avuto.
Poi la forza, numero 11, proprio sono nobiltà d'animo, quindi è la forza psichica rispetto alla forza brutale degli istinti, la quale comunque serve, ma deve essere coadiuvata e vagliata dal dominio del femminile. Non a caso la forza è una donna che domina un leone, ok? La donna che domina un leone, quindi farsi dominare dal femminile. La forza non è la forza brutale, seppur la brutalità serve la parte animale per vivere l'esperienza terrena, ma deve essere coadiuvata dal femminile, ok? Dalla ricettività, dalla compassione, ok? E poi abbiamo la ruota, l'arcano numero 10. Quando vedo un 10 penso che sta avvenendo un cambiamento di qualcosa, ok? Oppure c'è la presentazione di un ciclo, la presentazione di un ciclo nuovo, perché ho adempiuto, non so se si dice così, a qualcosa, a dei doni spirituali, quindi posso volgermi a un nuovo ciclo. Anche questi numeri possono essere letti come la 13, la morte, 1 più 3, ok? Che questo è 1 e 4, quindi seguire anche qui la propria maestria, seguire la propria maestria, il mago ha tutti gli strumenti. Per manifestare cosa? Per manifestare la piena espansione di me stessa con l'imperatrice, questo vado a dominare la materia con il 4, cioè lo possiamo applicare ovunque, mi spiego? Ok, quindi ragazzi miei, vi ho dato in questo frangente proprio questa pratica, ok? Poi vi farò anche sui numeri tripli, ma fatto sta che con questo parametro di riferimento noi possiamo analizzare tutti i numeri. E secondo me i tarocchi sono uno straordinario strumento di elevazione spirituale, più di ogni altra cosa, come proprio di, almeno questo lo è stato per me. Quindi, ragazze mie, in questa veste vintage io mi auguro di avervi dato quella spinta a giocare, a praticarvi ancora di più con la vita. Aggiungeremo altri video sempre sulla base della mia esperienza su come giocare. E quindi ragazze mie, io vi abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!